Dopo mesi di totale assenza di lavoro per il mondo dello spettacolo, tra festival e rassegne annullati, la ripresa per questo settore è tutta in salita. Il Covid ha segnato una parentesi negativa destinata a protrarre i suoi effetti anche in questa fase di ripartenza, in una stagione estiva caratterizzata dalle restrizioni. I numeri parlano chiaro, il taglio occupazionale in questo settore arriva fino al 50%. È un'attività che magari sarà segnata da qualche dato negativo rispetto ai ritorni, perché le spese ci sono e i ricavi ovviamente sono fortemente compressi da quelli che sono le riduzioni dei posti. C'è stata una possibilità di lavoro, c'è stata una possibilità di impiego, anche se i numeri di questo impiego che hanno colpito maggiormente i tecnici stagionali e tutto quel personale tecnico e artistico che ruota attorno alle rappresentazioni ha avuto molto meno possibilità di impiego. Quando parliamo di numeri, parliamo di lavoratori coinvolti dall'utilizzo del fondo integrazione salariale, intorno a una settantina di lavoratori e lavoratrici, comprese tutte queste realtà, e quando parliamo di un taglio occupazionale, possiamo parlare di un taglio che insomma si aggira intorno al 40-50%. Nonostante il settore abbia affrontato con coraggio la crisi, assicurando lo spettacolo dal vivo e contribuendo alla ripresa della stagione turistica, rimangono diverse incognite sul futuro, come spiega la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, Beatrice Magnolfi. La preoccupazione è piuttosto per la ripresa autunnale. A mio parere ci sarà una stagione divisa in due parti, divisa a metà, da settembre a dicembre, con una particolare attenzione alle norme di sicurezza, con le linee guida dettate sia dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale sia dalla Regione Toscana, che sono particolarmente attente al distanziamento all'interno dei luoghi di spettacolo al chiuso. Ci saranno eccellenze toscane, ci sarà musica. Ovviamente poi da gennaio ci auguriamo che ci sia la ripresa dei numeri abituali, normali, con la ripresa anche di spettacoli più importanti, più numerosi, con orchestre al completo.